La stella, il cammino, il bambino. Capitolo sesto. Cosa sei disposto a perdere? Mirra, parte terza. Quando mi riferisco alla mansuetudine, mi riferisco a quello che ha testimoniato Lucy Vetruse. Fare spazio a tutto, anche a qualcosa di orribile che ci è accaduto e che non avremmo voluto vivere, eppure esiste e non si può far finta di niente. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ancora una volta il protagonista vero è il Signore, è Lui che si mette al nostro orecchio e ci dice qualcosa di cui dobbiamo imparare a fidarci. Non è qualcosa di immediatamente riconoscibile, qualcosa che si riesce a vedere immediatamente, semplicemente dice che accadrà qualcosa, creando dentro di te una tensione verso, appunto, un'attesa. Molto spesso, per paura di essere delusi dalle attese che sentiamo suggerite nel nostro cuore, cerchiamo di smontarle. Ci diciamo, questa cosa non è possibile che sia per me, e invece è per te, ed è il Signore che ti suggerisce tutto questo. Ma se tu non hai orecchio per ascoltare ciò che lo Spirito Santo ti sta preannunciando, e non sei disposto a passare tutta la vita a lasciarti macinare da questa attesa, a lasciarti maturare, a lasciarti fare mansueto, tu non potrai avere la gioia che ha avuto Simeone, cioè guardare con i propri occhi ciò che il Signore gli aveva suggerito all'orecchio, ciò che il Signore gli aveva messo nel cuore. Mosso dallo Spirito si recò nel Tempio. Ecco che cos'è una sana vita spirituale, un uomo che non fa le cose solo perché le decide lui, ma perché si lascia muovere dallo Spirito. Noi solitamente ci sediamo, pensiamo, calcoliamo, prendiamo delle decisioni, cerchiamo di fare tutto da soli. La vita spirituale non è avere la giusta misura o vagliare quello che viene. Essa non coincide semplicemente con il buon senso. La vita spirituale è riconoscere quello che lo Spirito sta facendo dentro di noi, ascoltare quello che lo Spirito sta dicendo dentro di noi e lasciarci muovere da Lui, esattamente come la corrente di un fiume o del mare trasporta la barca. Quando sai che il vento è dalla tua parte, che ti è favorevole, allora non devi preoccuparti di governare il vento, ma semplicemente devi lasciarti trasportare, guidare da lui. Quel vento è l'amore che ha il padre verso il figlio, quel vento è l'amore totale che Dio ha per te, per noi, ed è lui che ci sta guidando. Lasciamoci muovere dallo Spirito. La vera domanda personale che dobbiamo farci è: siamo capaci di accorgerci di quello che lo Spirito sta facendo dentro di noi? Siamo capaci di riconoscere la sua mozione? Non l'emozione, ma la sua mozione. La verità è che noi facciamo una grandissima confusione tra le emozioni e le emozioni. Le emozioni sono agenti chimici dentro di noi che ci fanno provare questo o quello. Le emozioni dello spirito a volte usano le emozioni, a volte usano i pensieri, altre volte possono pure usare un evento, ma ti accorgi che è il Signore, che è il suo spirito che sta agendo attraverso quell'evento, perché ti sei allenato a riconoscere questo suo sussurro, questo suo spingere, indirizzare con delicatezza e allo stesso tempo decisione. Quando nell'Antico Testamento Elia, in preda a una depressione acuta, sfiorando anche il suicidio, chiede al Signore di parlargli e di indicargli una strada, quel racconto ci fa capire il modo di agire del Signore. Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco il Signore gli disse: "Che fai qui, Elia?" Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita." Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore." Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: Che fai qui, Elia? Egli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: Su, ritorna sui tuoi passi. Dal libro dei Re, capitolo 19, versetti 9-15. Per suggerirci la modalità attraverso cui Dio parla, questo brano ci elenca diverse manifestazioni della natura: vento impetuoso, terremoto, fuoco. Ma pare che la voce di Dio non si trovi in queste modalità. Poi arriva il mormorio di un vento leggero, un suono di silenzio, qualcosa per sentire il quale devi stare zitto. Ecco, si velò il capo e si chinò perché era il Signore che gli stava parlando. Se noi non siamo capaci di cogliere questo suono di silenzio, questa brezza leggerissima con cui il Signore ci parla e continuiamo a essere convinti che Egli invece sceglie di parlarci attraverso i terremoti dei nostri stati emotivi, le tempeste dei nostri pensieri o il fuoco delle nostre passioni, allora al massimo diventiamo dei fatalisti, pensando che tutto quello che ci passa per la testa, per il cuore o per la nostra cronaca sia sempre parola di Dio. Il Signore agisce in un quasi silenzio, è di una delicatezza estrema, tanto che per accorgerci della sua delicatezza dobbiamo diventare delicati anche noi, almeno delicati di udito, di come si ascolta. Simeone, un uomo con l'udito allenato a questo tipo di ascolto, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva al riguardo, anche egli lo accolse. Luca capitolo 2 versetti 27-28. Maria e Giuseppe stanno entrando nel tempio, ma non possono immaginare cosa sta per accadere loro. Simeone entra nel tempio mosso dallo Spirito, ma neanche lui può immaginare cosa sta per accadergli. A un certo punto queste due storie, queste due linee di cronaca si incontrano, si intersecano. È così che nascono quelle che ci piace chiamare le Dio incidenze. Una coppia aggrappata alla tradizione con la convinzione che la tradizione non tradisce, e un uomo macinato, maturato dall'attesa, che nonostante l'età rimane aperto all'imprevedibile. Il loro incontro diventa intersezione della storia della salvezza, e Simeone, prendendo in braccio il bambino Gesù, può dire: Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Luca capitolo 2, versetti 29-32.